Amici di Padre Pio TV, benvenuti con questo servizio televisivo. Mi trovo in Calabria, a Lamezia Terme, nella provincia di Catanzaro. Siamo venuti qua per parlare della cattedrale e per parlare dei Santi Pietro e Paolo. Quindi restate con noi. Siamo all'interno della cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, qui a Lamezia Terme, quindi siamo in Calabria. Ho il piacere di incontrare il parroco proprio della cattedrale, Don Carlo Cittadino. Don Carlo, grazie per l'ospitalità. Allora, grazie a voi. Santi Pietro e Paolo, due apostoli della Chiesa Cattolica, c'è tanto da dire. Ovviamente non basta uno servizio televisivo appunto per parlare della vita di questi due santi meravigliosi della Chiesa Cattolica, però un cenno lo possiamo fare. Certo, certo, credo che lo dobbiamo fare. Innanzitutto grazie per questo momento che ci dai per farci con noi conoscere. E noi abbiamo la fortuna di avere i santi apostoli, Pietro, che come sappiamo è stato scelto da Cristo Gesù per essere il fondamento della Chiesa. Lui è stata la colonna fondante. Pietro gli consegna, Gesù gli consegna le chiavi e dice: a te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto quello che scioglierai, che legherai, sarà, tutto avverrà nel cielo. San Paolo, da grande peccatore, diventa un grande santo. Un grande santo, diventa l'apostolo delle genti, perché dopo la conversione si sente spinto dal Signore, ecco, dalla grazia di Dio, a partire e andare ad evangelizzare le genti. Certo. E la Chiesa Cattolica festeggia proprio questi due santi in questi giorni, e lo festeggia in modo particolare per l'emergenza Covid, che purtroppo, ahimè, ancora è in corso. A Lamezia Terme, nello specifico, come saranno i festeggiamenti in onore dei Santi Pietro e Paolo? Sì, noi abbiamo programmato la novena come tutti gli anni, con tanti appuntamenti, le preghiere, la messa al mattino e alla sera. Soprattutto però abbiamo messo tutte le norme, abbiamo applicato le norme per l'anti-Covid, soprattutto all'inizio alla porta della chiesa c'è il gel per le mani, poi entrando sui banchi troveranno questi adesivi dove indicano il posto dove prendere posto, e poi naturalmente non si può muovere come gli altri anni e non si può dopo la messa fare assembramenti, perciò noi eravamo abituati, no? Sì, a stare, sì, insieme anche davanti, sì, alla chiesa. Questo per il momento non si può fare, però io mi sto rendendo conto che la gente, grazie a Dio, fedeli, stanno rispettando le regole, c'è una presenza maggiore quest'anno. Addirittura. Sì, sì, c'è una presenza maggiore. Forse la quarantena, siamo stati a casa per tanti giorni chiusi, adesso abbiamo capito forse questa importanza di mettere in pratica la fede. Ma dobbiamo dire che i fedeli, insomma, si sono avvicinati in modo particolare, insomma, alla religione, alla chiesa, alla preghiera, proprio in questo periodo particolare. Sì, noi, sì, ce ne siamo accorti anche attraverso i dati Auditel della nostra televisione, che sono sicuramente aumentati, proprio perché appunto il fedele va in cerca del conforto, sì, no? della preghiera. Credo che è sempre stato così. Quando si vive un momento di sofferenza, un momento di prova, come quello che noi abbiamo, ancora stiamo in un momento di emergenza e di prova, ognuno di noi prende atto di quello che è, in fondo, no? Questa vita che è molto fragile, il mondo intero ci ha accomunato in questa pandemia. E noi veramente abbiamo riscoperto che Dio è con noi, che Dio ci ama. Che Dio. Don Carlo, io ti ringrazio. Il servizio qui da Lamezia Terme sulla cattedrale e sui Santi Pietro e Paolo continua. Infatti ora ci andremo ad occupare proprio della storia di questa meraviglia che si trova proprio qui nella città di Lamezia Terme. Quindi continuate a seguirci.
mi trovo proprio all'esterno, di fronte alla cattedrale di Lamezia Terme, e sono in compagnia di Giampiero Scarpino, giornalista. Allora, innanzitutto partiamo dai Santi Pietro e Paolo, due apostoli della Chiesa Cattolica, dove veramente c'è tanto tanto da dire. Sì, due pilastri della Chiesa Cattolica, perché Pietro, San Pietro ha vissuto con Gesù e San Paolo invece è stato l'apostolo delle genti, è stato, diciamo, il primo convertito dopo la morte di Gesù. Lui per giunta era un soldato, un comandante che perseguitava i cristiani, quindi Santo Stefano un pochino è morto anche per causa sua, ed è bello ricordare di questi due santi che sono stati molto vicini alla vita di Gesù Cristo. Uno l'ha vissuta assieme a lui, i primi incontri. Il primo incontro di Pietro è stato con Andrea, che gli andava a presentare Gesù, che era sulla riva del lago di Tiberiade, e c'era Pietro arrabbiatissimo perché erano stati tutta la notte e non avevo pescato niente. Allora praticamente Andrea gli dice: sai, questo è Gesù, verrà ora a guidare i nostri passi al posto di Giovanni, no? Perché Andrea era un allievo di Giovanni, di San Giovanni, di cui oggi festeggiamo anche. E quindi praticamente lui non ci credeva, invece andarono di nuovo in lago, sul lago di Tiberiade, che loro lo chiamavano mare di Tiberiade, e pescarono. E quello fu il primo incontro di Gesù con Pietro. Quindi Pietro, da pescatore di pesci, diventò poi pescatore di uomini, e poi con tutti i tradimenti, con tutta le storie che più o meno sono andate avanti con Pietro, anche il momento in cui stava andando a morire, incontrò Gesù, diciamo, lo vide, no? Pietro, dove vai? Praticamente lì, anche lì è stata una bella scena. Quindi ha vissuto praticamente sempre, vedendo anche Gesù dopo la morte e seguendolo moltissimo, quindi proprio lo ha abbracciato, e da lì è stato veramente uno dei capi, il primo Papa, quindi il capo della Chiesa, il capo ufficiale della Chiesa. San Paolo sulla via di Damasco viene accecato, e quindi da lì Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Da lì nasce tutta la storia di questo santo, che diventa il primo apostolo vero, vero, proprio un apostolo che scrive, un apostolo che viaggia, un apostolo, pur non essendo un apostolo, cioè pur non avendo vissuto, è stato veramente un grande apostolo, quello che contribuisce anche al cambiamento, alla conversione dei pagani, perché prima Pietro non entra nelle case dei pagani, Paolo invece lo convince a entrare nelle case dei pagani, quindi lo convince a entrare nelle case di tutto il mondo, mentre Pietro prima si fermava soltanto a coloro i quali più o meno praticavano la loro fede. Benissimo. Le chiavi di San Pietro, il significato delle chiavi di San Pietro, qual è? Su questa pietra edificherò la mia chiesa, quindi praticamente gli ha consegnato le chiavi della chiesa, quindi anche le chiavi del paradiso le ha Pietro. Quindi pensare che un uomo come noi ha le chiavi del paradiso, non dico Gesù, ma Pietro è nato da mamma e papà, diciamo, quindi è da il vero primo uomo a cui viene dato un incarico fortissimo da parte di Gesù, e quindi lo ritroveremo e avrà le chiavi, cioè praticamente ci giudicherà assieme agli altri. Noi dobbiamo pensare un po' questa figura, immaginare queste due figure nei tempi che furono perseguitati, quindi dai romani, perseguitati dai sommi sacerdoti, sempre in fuga, però sempre a testimoniare quello che il Signore aveva loro lasciato, la figura del Signore e i suoi insegnamenti. E le ritroviamo a parlare a folle enormi, quindi San Paolo che si gira tutto il Mediterraneo e riesce a passare da città in città, da territorio in territorio, e lasciare delle testimonianze enormi nelle sue lettere, no? E poi si ritrovano tutte e due a Roma, praticamente, perché guarda qui, guarda caso, la volontà e il loro desiderio era quello di andare a Roma, perché a Roma c'erano i romani, lo Stato romano, e poi da lì nacque appunto la Basilica di San Pietro nei secoli, e nacque il primo Papa. Che poi è anche molto bella la storia di tutti gli altri papi dopo San Pietro. Ecco, è inutile andarla a dire ora, speriamo un domani di poterne parlare. E chiudo sui due santi
con le loro predicazioni romane e con la persecuzione da parte dei romani. Loro continuavano a predicare, no? Per giunta rischiavano tutte e due di dover essere arrestati e dover morire. Quindi poi morirono Paolo decapitato, Pietro crocifisso a testa in giù, perché all'ultimo minuto disse che voleva essere crocifisso non come Gesù ma in una maniera diversa, perché solo Gesù poteva essere crocifisso in quel modo. E quindi praticamente uniti anche questi due santi fino alla morte, uniti nelle ultime predicazioni, cioè praticamente sono stati arrestati mentre predicavano, quindi sono stati arrestati davanti a una marea di gente, una marea di tantissimi fedeli, tantissimi cristiani che praticamente hanno preso poi in eredità tutto quello che loro hanno detto. Quindi i Vangeli sono stati anche tramandati, alcuni Vangeli, anche in base a quello che hanno detto questi due santi, e in più sono rimaste le lettere, tantissime lettere di San Paolo che noi leggiamo ogni domenica oppure durante le liturgie della settimana. Quindi due santi fantastici a cui si sono ispirati gli altri santi. Il predicare anche di Sant'Antonio di Padova è stato frutto della predicazione di San Pietro e San Paolo, specialmente di San Paolo. L'evangelizzare di Antonio di Padova, di Francesco d'Assisi, eccetera, è stato frutto, e tanti altri santi, è stato il loro insegnamento. Quindi il chiudersi in preghiera, perché loro poi pregavano anche molto, è stato l'insegnamento di Gesù nell'orto dei Getsemani, che pregava, Gesù che pregava in qualsiasi momento, anche sulla barca, e loro hanno trasmesso questo desiderio di preghiera. E quindi hanno trasmesso questo desiderio di affidamento totale al Signore. Non dimentichiamoci che loro nel martirio, e anche Santo Stefano nel martirio, guarda, e tutti gli altri, perché nel frattempo molti discepoli erano già morti martiri, nel martirio invocavano Gesù, quindi invocavano questa visione eterna nello spirito, al cospetto di Dio e nella gloria dei santi, nella gloria nella casa del Signore. Quindi questo è stato molto bello, il loro insegnamento ci è stato tramandato a noi. Quindi anche per noi, imitare questi due santi, imitare i santi che si sono ispirati a loro, no? È una cosa molto bella, perché vivere al cospetto di Dio sicuramente dà molta più tranquillità che non vivere senza Dio. Ok, noi ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità e poi ritorniamo qui a Lamezia Terme per parlare della cattedrale. Torniamo qui a Lamezia Terme, parliamo appunto della cattedrale, come dicevo prima, una cattedrale costruita intorno al 1640, ecco, la data insomma è questa, anno più, anno meno. Una cattedrale caratterizzata da vari aspetti, proprio di questi aspetti ne voglio parlare con Giampiero Scarpino. Partiamo da questa facciata che è alquanto bellissima. Sì, una facciata dove ci sono le statue di San Pietro e di San Paolo e anche le due statue dei due papi, che praticamente Marcello II e Innocenzo IX, che sono diventati papi dopo essere stati vescovi della nostra città. Allora la diocesi era di Nicastro, non era di Lamezia Terme, quindi la cattedrale in effetti è la cattedrale di Nicastro. Ecco, diciamolo per coloro i quali non sono calabresi, ci seguono da fuori. Lamezia Terme è una città costituita da tre ex comuni, cioè Nicastro, appunto, dove ci troviamo noi, San Biase e Sant'Eufemia Lamezia, ecco, giusto per far capire meglio ai nostri telespettatori. Nella costruzione della chiesa sicuramente ebbe un ruolo importante il vescovo Don Tommaso Perrone. Questo vescovo praticamente veniva da Rossano, appena eletto mi pare anche molto giovane, con i suoi averi, ha venduto i suoi averi e ha costruito
questa cattedrale. Per giunta questa cattedrale è stata anche costruita con il materiale che proveniva dalla vecchia cattedrale, che era situata praticamente, diciamo, in linea d'aria neanche 800 metri da qui, dove ora è sito l'edificio scolastico. E quindi una cosa... Il terremoto distrusse appunto la vecchia cattedrale, sì, e quindi si edificò la nuova. Il terremoto distrusse la cattedrale, molte delle macerie sono state utilizzate per costruire questa qui, e rimase il crocifisso che abbiamo nella navata laterale destra, perché questa cattedrale internamente ha 3 navate, è una cattedrale molto grande, molto bella. E sulla destra, nella cappella del crocifisso, appunto il crocifisso è un crocifisso che risale appunto a prima alla cattedrale, era situato nella vecchia cattedrale. Della vecchia cattedrale è conservata nell'edificio scolastico una nicchia che è rimasta intatta, con un altare che è rimasto intatto, e quest'altare praticamente provarono a distruggerlo una volta, perché volevano proprio distruggere la nicchia. E rimase, secondo la tradizione, rimase paralizzato il muratore che stava distruggendo l'altare, quindi gli rimase il braccio paralizzato, quindi praticamente da lì non la toccarono più, tuttora è visitabile, basta entrare nell'edificio scolastico della scuola elementare e si può andare sotto. Noi quando giocavamo a pallavolo all'aperto, era un luogo dove andavamo a pregare per poter vincere la partita, quindi mi riferisco agli anni 75-80, quegli anni là dove quando si giocava all'aperto si giocava davanti a 1500 persone lì alla palestra dell'edificio scolastico. Tornando qui, prima abbiamo anche parlato un po' con Don Carlo di quello che era la cattedrale prima degli anni 60, ci sono degli affreschi che risalgono al maestro Conte, uno è stato poi coperto da questo affresco di Savini che raffigura i santi San Pietro e Paolo con la Madonna dell'Assunta, che in pratica era situato proprio sull'altare, no? Come state maggiore, vedendo. Sì, sull'altare maggiore, e la Madonna dell'Assunta praticamente ha ripreso un po' la nomenclatura anche di questa cattedrale, perché era intitolata a lei la vecchia cattedrale, pur essendo anche lì i santi San Pietro e Paolo i santi protettori di allora. Quindi la Madonna quell'affresco del Savini, che risale all'epoca in cui Don Antonio Marghella era parroco di questa chiesa, e quindi abbiamo fatto risale intorno al 1997, quando più hanno meno, e sotto c'era questo affresco invece, un battesimo di Gesù del maestro Conte, che è stato letteralmente coperto. Ed ora vediamo un'interessante intervista che ho realizzato a Don Vittorio Dattilo. Andiamo a vedere proprio questa intervista e poi ritorniamo qui con Giampiero Scarpino davanti la cattedrale di Lamezia. Prego regia. Ed ho il piacere di incontrare una memoria storica della diocesi di Lamezia Terme, Don Vittorio Dattilo. Qui alle mie spalle una lapide risalente a quale periodo, Don Vittorio? Questa lapide è la lapide di fondazione della chiesa, dell'inaugurazione, data, se non sbaglio, il 1642, ed era collocata all'ingresso. In Calabria, Lamezia, allora Nicastro, c'è stato un grossissimo terremoto che ha distrutto l'antica cattedrale fatta dai Normanni, e si trovava nella zona dove adesso c'è il mercato coperto. La chiesa fu del tutto distrutta e il vescovo del tempo, che risponde al nome di Tommaso Perrone, di origine rossanese, costruì con suoi proventi la cattedrale in un posto diverso, quello in cui siamo oggi. Siamo al tempo del Bernini, diciamo così, quando Bernini faceva il colonnato di San Pietro, allora è stata costruita la nuova cattedrale, fatta in tufo, come si può vedere da alcuni pilastri che sono stati scoperti. Poi nel Settecento è stato tutto un po' intonacato, rivisitata la cattedrale, agli inizi del Novecento è stata rifatta la facciata,
Ecco, Monsignor Perrone ha lasciato anche una lapide funeraria posta sulla cripta dove i vescovi potevano essere sepolti, dove si dice che Monsignor Perrone, dopo aver costruito la cattedrale, ha edificato per sé e per i suoi successori anche un luogo dove potevano riposare le loro spoglie. Perché ricordiamolo che all'interno della cattedrale riposano alcuni vescovi, appunto, vescovo, oltre al vescovo Monsignor Perrone, poi il vescovo Moietta. Il Monsignor Eugenio Giambro, che è stato per lungo tempo vescovo a Nicastro, e poi Monsignor Moietta, per il quale però è stato predisposto un monumento, una collocazione diversa, perché è stato un vescovo che, anche se per breve tempo, perché si ammalò, ha illuminato un po' la storia della diocesi. Lui era piemontese, è venuto qui negli anni 60, primi anni 60. Perfetto, grazie Don Vittorio, continuate a seguirci. Gian Piero, dopo questa intervista a Don Vittorio, ritorniamo sulla cattedrale, su quello che stavi dicendo tu in modo particolare. Sì, poi questa cattedrale c'è un'immagine del Beato Pier Giorgio Frassati, che praticamente è questa figura di Beato morto giovanissimo a 24 anni, di Azione Cattolica, che serve per educare e insegnare ai giovani di come si può vivere anche giovanissimi una vita cristiana. Quindi sono due esempi veramente enormi da imitare. I tre vescovi ne ha parlato Don Vittorio, e quindi chiaramente bisognerebbe parlare tantissimo, specialmente di Moietta, che è un vescovo giovanissimo. Non so se prossimamente sarà avviato un processo di beatificazione o di venerabilità, però. Ha avuto una vita vescovile abbastanza breve, no? Sì, una vita vescovile abbastanza breve, però molto intensa. Molto intensa, e quindi ha lasciato sicuramente il segno per la sua bontà, per il suo amore, per la sua disponibilità, per come veramente si presentava. Hanno scritto tantissimo anche su di lui. Veramente un bravo vescovo. Come un bravo vescovo anche alla mezza è stato Monsignor Luisi, che poi è partito per una missione in Brasile, lasciò la nostra diocesi, e un altro bravissimo vescovo è stato Monsignor Palatucci, che ha seguito proprio tante persone di mezza età della nostra città. Poi non parliamo di Monsignor Rimedio, Monsignor Cantafora, che sono stati gli ultimi due vescovi che ricorderemo tutti quanti. Ora approfittiamo per fare un augurio anche a Monsignor Schillaci, che ci sta vedendo. Non ce l'aspettavamo veramente questa sua improvvisa malattia, gli auguriamo di riprendere subito le redini della nostra diocesi, perché una figura umana, buona come lui, che tanto si avvicina alla figura anche di Moietta, sicuramente, e in parte anche di Palatucci, sicuramente sarà la nostra guida. Ancora diciamo che noi la viviamo un po' la diocesi, magari io mi faccio vedere poco, però la vivo, e devo dire che è alla ripartenza Monsignor Schillaci, quindi non ha avuto modo in quest'anno ancora di poter partire con tutte le attività delle diocesi, quindi penso che sarà una diocesi d'ora innanzi benedetta anche dalla sua santità. E non dimentichiamo che nella fase della sua malattia ha invocato, senza nulla togliere, a San Francesco di Paola, a quale tutti quanti siamo molto devoti e molto attaccati, però ha invocato la figura di Sant'Antonio, che è santo taumaturgo, ed è quel santo che ha fatto degli enormi cambiamenti della vita, per cui noi lo ricordiamo sempre molto spesso questo. È un santo come San Francesco d'Assisi e San Francesco di Sant'Antonio di Padova. Questi due hanno fatto degli enormi cambiamenti in vita, e invece San Francesco era un po' partito di Paolo, era un po' partito già santo, ecco.
Grazie Gian Piero. In questi giorni si stanno celebrando appunto i Santi Pietro e Paolo, la Chiesa Cattolica appunto celebra, festeggia questi due santi. Ovviamente anche qui è alla Mezzia Terme e quest'anno dei festeggiamenti, come già diceva Don Carlo, abbastanza particolari. Noi negli anni scorsi, negli anni precedenti, abbiamo ripreso, vi abbiamo fatto vedere proprio i festeggiamenti, la processione dei Santi Pietro e Paolo qui alla Mezzia Terme. E vorrei mandare proprio in onda all'interno di questo servizio dei tratti, ripresi proprio da quei servizi televisivi. Quindi andiamo indietro, qualche anno indietro, con la processione dei Santi Pietro e Paolo qui dalla Mezzia Terme e poi ritorniamo qui sullo sagrato della cattedrale per i saluti finali.
accogliamo i nostri santi Pietro e Paolo con un applauso e viva San Pietro e San Paolo! Viva San Pietro e San Paolo! E viva San Pietro e San Paolo, nostri patroni! Questa era la processione dell'anno precedente. Due statue risalenti a quale periodo? Al 1800, per come è scritto e per come ha riferito anche Don Vittorio. Due belle statue che rappresentano appunto questi santi e che ogni anno escono in processione. Grazie Gian Piero Scarpino. Io concludo questo servizio televisivo qui da Lamezia Terme, quindi dalla Calabria. Vi ringrazio come sempre per averci seguito. Speriamo di ritornare il prossimo anno sempre qui a Lamezia e speriamo soprattutto di ritornare nella normalità, no? E ce lo auguriamo tutti, per il bene di tutti. Grazie a tutti quanti voi per averci seguito.